geometria delle intuizioni di Maurizio Bonolis. Mostra curata da Sergio Garzia con note critiche di Maria Elena Vincenti. Maurizio Bonolis, intuizione. Dal latino entrare dentro con lo sguardo. Qual è il soggetto oggetto delle tue opere? Beh, in maniera molto semplicissima, soprattutto semplicistica, si potrebbe dire che il soggetto oggetto sono le forme e i colori, però naturalmente bisogna andare al di là di quelle che sono semplicemente forme e colori. E quello che voglio dimostrare un po' con questa mia tecnica artistica, che sono opere realizzate con tecnica digitale, computer art in altre parole, voglio dimostrare che anche con il computer, che è uno strumento apparentemente freddo, meccanico, si possono creare delle opere d'arte. In fondo, al giorno d'oggi, il computer e la digitalizzazione è entrata in tutti i campi delle attività umane, architettura, ingegneria, medicina, agricoltura, qualsiasi cosa. E quindi secondo me è giusto che per tenersi al passo con i tempi anche l'arte visiva debba sperimentare questo nuovo strumento. Geometrie. Dal greco misurazione della terra. Quindi piano e spazio e loro relazioni nelle tue opere. Per quanto riguarda lo spazio e le mie opere non rappresentano, diciamo, uno spazio nel senso della pittura tradizionale, ma per meglio dire esse stesse creano uno spazio, oppure se vogliamo le mie opere entrano nel nostro spazio. Il rapporto con le mie opere, con le cose che faccio, secondo me è un po' inverso di quello che è molto usato nella pittura tradizionale. Mentre nei quadri classici, figurativi, che si sono sempre fatti, si continuano a fare anche adesso, diciamo è lo spettatore che in un certo senso viene portato a entrare nell'opera, nel mondo dell'opera. Io cerco di creare il processo opposto, cioè voglio che l'opera sia essa stessa a entrare nel nostro mondo, diventi come un ente, un'entità, un'essenza che entri nella nostra dimensione. Quante opere esposte? Sono 17 opere, magari qualcuno sentendo questo numero avrebbe evitato, avrebbe fatto 16 o 18, ma io non credo non sono superstizioso, quindi anzi può darsi che mi auguro mi porti fortuna questo numero. Sottolineiamo maggiormente la tecnica che usi nelle tue opere. Sì, essendo una tecnica digitale, diciamo io non ho fatto altro che sostituire la tela con il monitor del computer, ho sostituito il pennello con il mouse, ho sostituito i colori ad olio, i colori acrilici con i pixel e così via. È solamente un cambio di mezzi, però poi l'espressione artistica è sempre quella. Ciò che è importante è che con questa tecnica si riescono a fare delle cose che con la tecnica tradizionale o non si possono fare del tutto o si possono fare però con un lavoro molto più lungo, molto più elaborato. Invece con questa tecnica nel giro di poco tempo si possono creare delle opere, si possono anche organizzare delle mostre in tempi rapidissimi, siccome nella nostra epoca pare che si debba fare tutto molto rapidamente. E allora anche l'arte in un certo senso si adegua a questi ritmi. Grazie, grazie. Grazie a te. Sergio Garzia, il curatore della mostra di Maurizio Bonolis. A lui chiediamo, di che colore è il mouse di Maurizio Bonolis? Beh, questa risposta sul mouse di Maurizio Bonolis, diciamo che lui ha una tavolozza come mouse
è probabilmente una tavolozza dove lui riesce a scegliere una quantità enorme di colori. Cioè, tra una quantità enorme di colori lui ha individuato dei colori, diciamo, che sono la sua guida, con cui lui cammina, e se giriamo queste opere scopriremo che ci sono delle particolari sfumature di colori che lui ha scelto. Quindi l'intervista che tu hai fatto prima, nelle sue armi, nei suoi attrezzi, io direi che proprio il digitale è quello che permette veramente di allargare la tavolozza quasi all'infinito. Con i pixel si possono ottenere tutte le sfumature di colore. Lui ci gioca, dice che ci lavora velocemente, ma non credo che sia troppo veloce, perché il carattere di Maurizio è un carattere molto riflessivo, quindi sì, ci sarà la velocità, ma ci sarà anche molta, molta, molta razionalità. E infatti c'è un testo dove, sì, che poi è il testo di Maria Elena Vincenti, sì, che te lo leggo un attimino, che poi si rifà al titolo della mostra, La geometria delle intuizioni. Nelle sue opere precedenti, facciamo un piccolo salto indietro, sì, l'artista con forme geometriche e testimonianze cromatiche ricercava l'equilibrio, la dimostrazione di un teorema, svincolandosi dai contesti emotivi. Oggi le sue forme pure si dilatano, si deformano e si contraggono. Perdono il significato di definizione pura e assoluta per denunciare nuove vibrazioni esistenziali. Il canone e la regola lasciano il posto alle intuizioni sensoriali. E come l'anima si contrae ed esplode alla ricerca di nuovi valori, così il segno ed il colore, seppure nel rigore geometrico e cromatico, sono sempre alla ricerca di nuovi traguardi espressivi. L'ideale di bellezza lascia l'ipotesi di perfezione assoluta per intraprendere un nuovo percorso dinamico, vibrante e sofferto, che certamente rende più incisiva e significativa l'espressione della sua arte. Grazie.